Buonasera, benvenuti amici, soci del centro. È un martedì, anche questo ho pensato molti mesi fa, ma di sempre più stringente attualità. E rientra anche questo, le mappe dell'immigrazione, diritti, doveri e accoglienza, in quel nostro progetto di incontri che punta soprattutto e ha come sottofondo una frase, educarsi per educare, perché proprio affrontando un tema come questo ci rendiamo conto, a parte la quotidianità di noi tutti, che credo ci renda consapevoli di questo, quanto non si può prescindere per capire, per incontrarsi, per affrontare un futuro insieme, un educarsi reciprocamente, forse partendo proprio da noi per poi meglio poter anche andare incontro agli altri con migliori strumenti. Ma certo, tutto questo lo sappiamo, è assai complesso. Questa Europa, la nostra Europa, mostra i segni sempre più profondi di uno spaesamento, di una grande paura, di un irrigidirsi. E l'Europa, quell'Europa che fu sognata tanti decenni fa dai grandi padri fondatori di un'idea d'Europa che francamente sembra allontanarsi in un frangente come questo, che più che mai ci chiama ad essere comunità, e comunità di accoglienza, di fratellanza, una comunità in cui dovrebbe risuonare quella parola misericordia su cui tanto Papa Francesco sta insistendo. Ma sappiamo lo scenario che abbiamo di fronte impone grandi capacità, cercare un dialogo costante, superare barriere e non crearne altre. E proprio per ragionare su questo bisogno di incontrarsi, di trovare in questa realtà sempre più variegata riferimenti forti, valori su cui costruire, abbiamo pensato che, anche se apparentemente possono sembrare due personalità distanti, Lucio Caracciolo e Fabrizio Valletti fossero proprio due persone da mettere in dialogo, da ascoltare la stessa sera, nello stesso spazio, nello stesso respiro. Lucio Caracciolo, direttore di Limes, voce irrinunciabile da ascoltare, da leggere su Repubblica. Cosa dire di padre Valletti? Al di là, conosciamo tutti il suo impegno attuale a Scampia, ma è un personaggio, un amico di questa città, un uomo che tanto ha aiutato a costruire appunto quei luoghi di incontro, di dialogo, quelle situazioni in cui la cultura e l'educazione fanno crescere la capacità di capire ciò che succede, di guardarsi attorno, di costruire. Ricordava prima con noi gli esordi della Primo Levi, gli incontri con personalità e con fasce diverse della nostra realtà italiana, nella nostra realtà locale, i primi sintomi e i primi tentativi di integrare, di accogliere adeguatamente chi arrivava da fuori con le sue tradizioni, con la sua lingua, con la difficoltà di trovare qui una dimensione in cui radicarsi. Nel dialogo di questa sera la parola in primis la diamo a Caracciolo per un motivo ben preciso. Gli chiediamo, al di là di quello che leggiamo, penso anche a quale contributo l'IMES, ringraziamo questa redazione, ringraziamo questo team che veramente lavora con tanto impegno, offrendoci sempre spunti di riflessione molto forti. Bene, chiediamo a Lucio Caracciolo di tracciare un po' questa mappa delle immigrazioni, questa mappa spesso dei non incontri, delle difficoltà, delle durezze, della mancanza di profondità politica, guardando a quello che sarà il domani e non fermarsi su un'egoistica dimensione difensiva. Grazie. Buonasera. Grazie di questo privilegio che mi viene periodicamente riconosciuto di essere qui con voi in questo luogo meraviglioso e che trovo anche di particolare ispirazione. Tu dicevi prima che siamo diversi, abbiamo appena scoperto di aver frequentato la stessa sezione della stessa scuola, quindi questa, con gli stessi insegnanti quasi, quindi questa diversità è limitata. Qualche anno di differenza. Non tanti.
In genere il fenomeno migratorio viene presentato come un'emergenza. È falso. Si tratta di un fenomeno strutturale in crescita con il quale dovremo imparare a convivere per il resto dei nostri giorni e penso che valga anche per i nostri bisnipoti. Della migrazione si vede poi in genere solo l'aspetto immigrativo, immigratorio, mentre l'Italia, dato forse non a tutti noto, è un paese dal saldo migratorio negativo, cioè ci sono più persone che lasciano l'Italia di quante ne arrivino. Queste due notazioni credo che siano, da un certo punto di vista, ovvie, ma credo che vadano sottolineate perché altrimenti non ci capiamo, almeno dal mio punto di vista. Sappiamo da dati dell'UNHCR che oggi, per esempio, nel mondo esistono circa 60 milioni di profughi, cioè una nazione come l'Italia. E la gran parte di questi profughi si trova in paesi di quello che noi chiamiamo con un termine un po' demodé terzo mondo. Quindi è un fenomeno che non riguarda unicamente il mondo sviluppato, ma è un fenomeno che riguarda tutto il mondo, quale paese più, quale paese meno. Forse ancora non tutti sanno che il continente da cui si emigra di meno è l'Africa, perché in Africa si emigra verso altri paesi africani, dato che valicare i confini dell'Africa evidentemente non è così semplice e purtroppo in molti casi anche tragico. Quali sono le origini di questo fenomeno strutturale, le cause di questo fenomeno strutturale? Beh, innanzitutto il mondo non è mai stato fermo, grazie a Dio ci siamo sempre mossi e il movimento è una delle facoltà migliori che ci sono state date e della quale penso che fruiamo troppo poco. Ma in generale, per quanto riguarda in particolare il nostro paese, e per quanto riguarda i flussi migratori che si indirizzano verso di noi, io individuerei almeno 6 cause fondamentali, non necessariamente in ordine di importanza, provo a citarle. Beh, una è banale quanto decisiva ed è la demografia. Noi apparteniamo a un continente che si chiama Europa, che peraltro è sempre meno in grado di definirsi come continente, il quale contiene circa 700 milioni di persone, compresi russi e ucraini, quindi una visione piuttosto larga di Europa dal punto di vista demografico. È un continente vecchio, è un continente che non cresce dal punto di vista dei numeri, salvo qualche paese, è un continente in cui anzi la popolazione tende a diminuire e che ha di fronte a sé, collegati a sé in maniera diretta l'Asia, che ha 1 miliardo e 400 milioni di persone circa, e l'Africa che ne ha circa 1 miliardo e 200 milioni. Dico circa perché evidentemente, non c'è bisogno di spiegarlo, qui siamo estremamente spannometrici, però tra le tante scienze sociali credo che la demografia sia quella più affidabile in termini di previsione di medio-lungo periodo, certamente più dell'economia e della geopolitica. E quindi, secondo le previsioni di cui disponiamo, dati delle Nazioni Unite, alla metà di questo secolo noi europei da 700 saremo calati a circa 650 milioni, gli africani saranno raddoppiati, 2 miliardi e 400 milioni, non fra un millennio, fra 35 anni, gli asiatici anch'essi saranno notevolmente aumentati. Alla fine di questo secolo, un tema che non mi riguarda ma che riguarda probabilmente i miei discendenti, la situazione sarà tale per cui su un pianeta di 11 miliardi e circa 700 milioni di persone, l'80% saranno fra africani e asiatici, circa 4 miliardi e mezzo di africani e 4 miliardi e mezzo di asiatici. Noi europei saremo intorno ai 600 milioni. Il titolo potrebbe essere Uomo bianco addio. Se consideriamo che all'inizio di questo secolo il famoso uomo bianco, quello che doveva portarsi il fardello della civiltà, era indicato come maggioritario, anche perché in genere certe aree del mondo non si censivano, e soprattutto come dominante, dobbiamo rassegnarci a un futuro di maggiore sobrietà.
sotto ogni profilo. È ovvio che la pressione demografica, al di là, al netto di qualsiasi altra considerazione di tipo politico, economico, sociale, è un fattore che porta dalle aree più popolate a un certo punto a uno sfogo verso aree che hanno più bisogno, per esempio l'Europa, di manodopera giovanile, in generale di giovani, in generale di maggiore fecondità. Un secondo fondamentale aspetto di carattere, questo non so quanto strutturale, perché non sono un climatologo, sono i mutamenti climatici. Molte delle mobilità che arrivano fino a noi sono delle mobilità di tipo originariamente climatico. In particolare nella fascia tropicale del mondo, quella dove la temperatura è grosso modo costante, delle minime alterazioni della temperatura possono provocare delle devastazioni dal punto di vista ambientale, per esempio attraverso l'accrescimento dei territori desertici, per esempio attraverso la rovina delle foreste pluviali, le siccità, che poi provocano conflitti. Il famoso e tragico conflitto in Siria, che non accenna a finire, è un conflitto che fra le sue radici ha la siccità che ha colpito quella parte di Medio Oriente, in particolare alla fine dello scorso decennio. Poi ci sono, ovviamente, li ho toccati adesso, i conflitti. Tutta la regione che va dal Nord Africa al Levante fino al Centro Asia è purtroppo segnata da conflitti più o meno sanguinosi, sulle cui origini, sui cui effetti non è tema di questa sera addentrarsi, ma da cui provengono milioni di persone, alcune delle quali puntano anche sul nostro paese, ma non è una meta principale. Possiamo dire che in generale l'Italia è concepito dai migranti da sud, al di là della loro qualifica, che siano economici, profughi, che poi è una qualifica sempre meno definibile, perché uno non ha uno stigma per cui è profugo o migrante economico. Dicevo, questi conflitti provocano dei fenomeni migratori molto accentuati che riguardano l'Europa, l'Italia, ma soprattutto l'Europa centro-settentrionale, dove almeno fino a ieri, qualcuno ancora oggi, i paesi più importanti hanno allestito un sistema di accoglienza e di welfare, al di là dell'accoglienza, proprio un sistema di welfare strutturale che ora viene messo a durissima prova e che infatti comincia a regredire. Penso a paesi come la Svezia, come la Danimarca, come la stessa Germania, che sta oscillando tra una politica e l'altra. Poi c'è il fenomeno della disgregazione degli stati. Sono tutti fenomeni interconnessi, intendiamoci, non c'è nessuno dei fenomeni che ho citato che non abbia qualche connessione con un altro di quelli che ho citato o che sto citando. La disgregazione degli stati in realtà è un modo di dire abbastanza improprio, perché quelli che noi abbiamo chiamato, che continuiamo a chiamare stati, in realtà stati non sono mai stati, scusate la ripetizione. Erano o sono dei regimi, in alcuni casi delle proprietà di famiglia, di questo o quel clan che si chiami Gheddafi piuttosto che Casa Saudita, non ha molto rilievo, non hanno la sostanza statuale così come è stata costruita, concepita e costruita in Europa e altrove. E quindi quando collassa il capo tribù, che sia questo dittatore o quell'altro, in genere il risultato non è che c'è un cambio alla guida di uno Stato, ma c'è un conflitto per il patrimonio di quello Stato, o meglio di quel clan che lo governava. E quindi questo fenomeno disgregativo comporta un'accentuazione dei conflitti, che in qualche caso purtroppo significano guerra, e significa fuga da questi conflitti, ricerca anche di quel benessere che non c'era prima. Un paese come la Libia, che era fino a ieri il paese più ricco dell'Africa, oggi è un paese dal quale si va via. Per fortuna i libici non sono molti, ma quello è uno spazio devastato nel quale fra l'altro ci apprestiamo a ripetere brillantemente l'operazione del 2011, solo che questa volta invece che un solo Gheddafi ne incontreremo qualche centinaio. Infine
due aspetti di carattere economico. Evidentemente si tratta di economie più o meno disastrate, quelle del mondo che ho citato, del sud e dell'est, in cui molto spesso l'unico tipo di economia è un'economia dei traffici. Gli stessi terroristi sono essenzialmente dei trafficanti e trafficano di tutto. L'aspetto meno gradevole di questi traffici, compresi i traffici di esseri umani, è che noi siamo il mercato di sbocco. Non sono un'altra economia, non vengono da Marte questi signori. Sono persone con cui noi commerciamo. Commerciamo talvolta anche in esseri umani, perché possono servire dove c'è carenza di forza lavoro, anche perché potranno essere utilizzati a un basso costo e a scarsa protezione. Ma commerciamo, per esempio, per restare al Medio Oriente, adesso sono molto di moda i beni archeologici provenienti dalla Mesopotamia, un territorio ricchissimo sotto questo profilo, che voi trovate battuti alle aste di Londra a cifre considerevoli, tutto ciò per le casse del signor Califfo. Gli effetti, vado in velocità perché non voglio rubare tempo, gli effetti di questi fenomeni sono di vario genere, innanzitutto culturale. Questi fenomeni accentuano lo sfilacciamento sociale, accentuano la crisi delle legature sociali delle nostre società. Non c'è da una parte una realtà statica più o meno integrata, fissa, noi, e poi dall'altra parte qualcosa di mobile, di nuovo, di esterno. Noi stessi siamo delle società in movimento, anche se magari nasciamo e moriamo nello stesso posto, ma siamo delle società in movimento nel senso che stiamo sempre più dissociandoci. Cioè non esistono più o sono entrati in crisi alcuni dei fattori che ci hanno legato insieme. Tra questi naturalmente anche lo Stato, ma non solo. Questa pressione ha poi effetti culturali sotto l'aspetto della profilatura etnica. Ormai in molti paesi europei anche alcuni politici di qualche responsabilità e non necessariamente di destra, quando parlano del fenomeno migratorio, fanno scivolare qualche battuta sul terrorismo o sull'Islam. Per cui si è determinata un'equazione triangolare molto interessante, migrante, musulmano, magari anche arabo, e terrorista. Ovviamente tutto ciò ha un valore analitico tendente allo zero, ma questo non significa che non abbia un impatto culturale invece molto forte. Dal punto di vista anche istituzionale, questa pressione che poi viene moltiplicata dai media facendola appunto apparire come un'emergenza, cosa che per fortuna ancora non è, anche se in alcuni momenti, in alcuni paesi, rischia di diventarlo. Una delle conseguenze, dicevo, istituzionali è la disintegrazione di quel poco o molto che abbiamo costruito in termini di integrazione europea, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali, ma anche delle persone, e quindi Schengen. Schengen, che ci è stato presentato sempre come un accordo di apertura delle frontiere interne, era in realtà innanzitutto un accordo di chiusura delle frontiere esterne. Adesso che ci siamo improvvisamente accorti che le nostre frontiere sono porose e che comunque è impossibile anche alla mente più acuta costruire delle barriere insuperabili, è entrato in crisi questo sistema, per cui c'è qualche idea abbastanza pericolosa, in base alla quale il principio che deve vigere nei confronti di questi flussi è quello di scaricare il migrante sul più vicino, in particolare da nord a sud. Se noi partiamo dall'Inghilterra, troviamo la faglia della Manica e in particolare di Calais, dove sono sorte delle vere città informali formate da profughi in attesa o migranti in attesa, non voglio qualificarli in termini politici, li chiamiamo per ora solo migranti, anche se molti di loro avrebbero pienamente diritto a essere ritenuti profughi, diciamo in base alle statistiche delle Nazioni Unite almeno l'80%.
Quindi dicevo la faglia della Manica, la faglia di Calais, poi scendiamo, troviamo la faglia di Ventimiglia e poi arrivati in Italia troviamo le varie faglie, in particolare il canale di Sicilia piuttosto che l'Adriatico. Adesso la pressione lungo il canale di Sicilia, anche per ragioni stagionali, non è acuta come qualche mese fa. È probabile che con il bel tempo, con l'estate, questo tipo di problema ridiventerà centrale e da quello che si riesce a capire, la costruzione di barriere, alcune fisiche, altre invece informali e puramente di polizia, nei paesi dell'est, provocherà probabilmente una deviazione dei flussi che attualmente vanno dalla Turchia alla Grecia verso nord, dalla Turchia alla Grecia verso l'Albania e verso l'Italia. Quindi non mi stupirei se in aprile-maggio si ricominciasse con gli sbarchi a Bari. Abbiamo visto che alcuni paesi hanno assunto delle posture particolarmente chiuse nei confronti di questo problema, di questo flusso, visto unicamente come una sfida negativa e non anche come invece un'opportunità, come penso sia giusto considerarlo, e in fondo, ripeto, come un fenomeno che non si può semplicemente reprimere, perché è impossibile, anche volendo non ci riesci. Quindi quello che puoi fare e quello che fai qualche volta è quello di deviarlo. E alcuni governi hanno, come dicevo, eretto delle vere e proprie barriere. Altri invece, penso al governo tedesco in settembre, hanno assunto una posizione inizialmente iperaperturista. Dico iperaperturista perché, avendo semplicemente dichiarato di aprire le porte a chiunque volesse entrare, a un certo punto evidentemente il meccanismo si è rovesciato, cioè si è creata un'aspettativa tale per cui si è concentrato il flusso verso questo paese, che fra l'altro è anche il paese in questo momento più ricco complessivamente in Europa, con il risultato di produrre in Germania una fortissima crescita della xenofobia, di partiti di estrema destra, e la stessa cancelliera Merkel, che mai, diciamo, è stata ed è una brillante politica, ma non è nota, diciamo, per le sue posizioni di principio, ha dovuto in qualche modo cambiare atteggiamento, anche senza però rinnegare quelli che sono i principi che aveva posto a fondamento dell'apertura. Ma appunto all'atto pratico anche la Germania si sta chiudendo, in particolare certe parti della Germania, penso alla Baviera, che è la parte più segnata da queste pressioni migratorie, è in qualche modo entrata in crisi. Io vedo un rischio particolare nell'incrocio tra il fenomeno migratorio e il fenomeno terroristico. Penso che se ne parlerà molto adesso che andremo di nuovo a fare la guerra in Libia, presentata come guerra allo Stato Islamico, che è esattamente quello che lo Stato Islamico desidera, fra l'altro. E questo evidentemente è un aspetto di politica culturale che ci chiama a una particolare responsabilità, ci chiama tutti, evidentemente i politici più di ciascuno di noi, ma anche ciascuno di noi. Credo che dal punto di vista pratico alcune misure forse troppo ovvie per essere concepite e soprattutto attuate potrebbero essere prese in considerazione per alleggerire la pressione e anche per alleggerire questo clima di emergenza che rende la situazione nei paesi quantitativamente di accoglienza particolarmente ostile rispetto a coloro che vi arrivano. Perché una cosa è arrivare in questo o quel numero in un paese più o meno disponibile ad accoglierti e in prospettiva a integrarti, perché poi quella è la sfida. Altra cosa è capitare in un paese dove sei guardato con ostilità nel migliore dei casi, oppure sei maltrattato in quanto appartenente a un mondo altro. Per esempio una misura abbastanza semplice e anche non credo particolarmente costosa è quella di gestire i migranti nei paesi vicini, cioè nei primi paesi di fuga dalle aree di guerra o di conflitto, e compiere lì all'origine una vera selezione di coloro che hanno diritto a un rifugio e di coloro che invece non ce l'hanno.
non farli arrivare in Svezia, poi scoprire che non c'è posto per loro e rimandarli in patria quando la patria non esiste più. Cioè, vorrei capire questi famosi 80.000 che la Svezia deve rimandare indietro, in quale tipo di territorio dovrebbero tornare, con quali mezzi, cioè con quale charter si può sbarcare a Racca piuttosto che ad Aleppo. Ma questo è uno dei paradossi che ci troviamo ad affrontare nel momento in cui appunto ragioniamo in termini puramente emergenziali. Soprattutto questo vale a livello europeo, ma vale anche per l'Italia e per ciascuno di noi inteso come parte di una comunità. Questo problema non può essere scaricato l'uni sugli altri, non può essere che il mio vicino meridionale deve essere in qualche modo il recettore di ciò che io rifiuto. Non funziona così, non può funzionare così. Se funziona così, chiaramente alla fine, al di là del destino dei migranti, è il nostro destino che sarà piuttosto triste. E quindi o affrontiamo questo tema, questo problema, ma anche questa opportunità di crescita, perché io credo che ci sia molto da imparare dalle persone che vengono a noi, oppure affondiamo tutti insieme, ma questo è perfettamente evitabile. Grazie, grazie di questa sintesi così lucida, così capace di metterci anche meglio di fronte alle responsabilità che abbiamo, anche proprio ciascuno di noi. Grazie anche comunque di questo sintomo di positività, comunque di ottimismo, che alla fine mi sembra trapeli nel ricordarci che è un'opportunità per tutti provare di affrontare insieme la situazione, e che non sarà voltandoci dall'altra parte o non accogliendo che risolveremo nulla o salvaguarderemo qualcosa. Saremo più poveri anche noi, saremo travolti comunque. Dicevo prima appunto di esperienze molto differenti che però fanno sì che ben si intreccino questa sera le osservazioni e gli spunti che ci ha offerto Lucio Caracciolo con la realtà in cui padre Valletti vive e opera ormai. Da quanti anni padre Valletti ha lasciato Bologna? A Napoli da 15. A 15 anni a Napoli. E direi che tutto ciò di cui abbiamo parlato, le difficoltà, il rifiuto, la non accoglienza, questo bisogno di educarsi a tutto questo, si cala molto bene in una realtà come quella di una delle regioni, di una delle zone del nostro paese, dove, zona coinvolta anche in quello che è un fenomeno migrazione, ma dove la prima realtà in cui è difficile integrarsi, in cui è difficile convivere, è tra noi stessi, tra noi italiani, tra persone che per situazioni storiche e ambientali si ritrovano ad essere così distanti, anche se vivono a poche fermate d'autobus, anche se bastano, non so, due fermate della metropolitana. Napoli, tra l'altro, è una delle città dove la metropolitana, a parte averci restituito un patrimonio archeologico strabiliante, ha anche questo approccio con l'arte contemporanea, una delle sedi dove i giovani artisti hanno più sperimentato. Parliamo di una zona esuberante di intelligenza, di creatività, ma una delle zone in cui, soprattutto guardando le generazioni più giovani, leggiamo tutti i giorni i giornali, vediamo che ci fa paura pensare quanti ragazzi che non hanno avuto l'opportunità di studiare, di avere una chance, sono cresciuti in un clima di violenza in cui pensano di aver trovato uno spazio e un'arrogante prospettiva di futuro, che è una prospettiva spesso solo di morte, di tragedia. Non rubo tempo a padre Valletti perché credo che è un altro aspetto di quello che è la mappa di questo nostro vivere e muoverci in un mondo sempre più liquido e che non dovrebbe avere confini, ci verrà proprio da quanto lei può raccontarci. Ringrazio anch'io per questo invito e sono sempre un po' emozionato quando mi ritrovo con tanti amici. Passano gli anni, ma l'amicizia ha radici profonde. Ringrazio anche Lucio Caracciolo per il quadro molto chiaro, soprattutto la sottolineatura che il problema non è emergenziale ma è strutturale. E credo che quando si parla di problemi strutturali vanno ricercate
soluzioni strutturali. Credo che appunto anche l'iniziativa del Centro San Domenico di inquadrare questi problemi in un quadro di educazione sia fondamentale, perché i problemi strutturali si risolvono proprio con soprattutto processi conoscitivi, processi di educazione. E non vorrei deludere voi, perché non vorrei parlare molto di Napoli, ma vorrei riportare delle esperienze vissute qui con voi a Bologna, per dire che Bologna, per esempio, ha avuto degli episodi di cui io sono stato un po' privilegiato, dove appunto la priorità è stata sottolineata sul piano proprio dell'educazione. Mi ricordo nel 1988, quando Imbeni, sindaco, e Duccio Campagnoli, che era il segretario della Camera del Lavoro, mi invitarono a portare dei giovani in Malì, quando la città di Bologna contribuì a costruire pozzi nei villaggi del Malì. Era proprio intitolata Acqua al Mali, forse qualcuno di voi ricorderà questo episodio. E Imbeni disse: perché non far conoscere ai giovani bolognesi quello che un pozzo in un villaggio può determinare? E mi collego al problema appunto del profugo economico. Perché? Perché dai villaggi africani, soprattutto subsahariani, il Mali è uno dei paesi della fascia del Sahel, partire da lì perché non c'era modo di vivere. E quando con i giovani bolognesi andammo nel Mali, scoprimo che il Niger, grande fiume, e i pozzi davano alimento a interi villaggi, perché gli orti erano qualcosa di meraviglioso e non c'era stagione per produrre il pomodoro, la zucchina, il fagiolino, perché continuamente, ecco, il clima dava possibilità a una produzione continua. Quindi, per esempio, i bambini che avevano il pozzo accanto alla scuola, con l'organizzazione delle mamme, riuscivano a mangiare tranquillamente ogni giorno. Piccola citazione per dire che il problema va risolto anche per evitare che in certi casi si possa partire da quei paesi quando la sofferenza supera una soglia drammatica. Ecco. E il comune di Bologna aveva un ufficio esteri, non so se ora ce l'ha, ma non credo. Ecco, questa per esempio è una carenza, perché una struttura sociale come quella di una città di avanguardia deve avere un ufficio dove studiare i fenomeni migratori di partenza e di arrivo. Ecco, perché? Perché il problema non è solamente di assistenza e di sussistenza, ma anche di progettazione. E la progettazione migliore è quella di educare. Come educare i giovani bolognesi a saper riconoscere da dove partono i profughi e saper educare anche, diciamo, le istituzioni che possono sul piano politico instaurare processi di trasformazione e di investimenti, perché, ecco, le risorse vadano ridistribuite. Il problema ambientale nei paesi del Sahel è straordinario, cioè la desertificazione che avanza. Quando andavamo in Chad, ecco, noi assistavamo a questo fenomeno molto importante di associazioni dove musulmani e cristiani si univano proprio per impedire questo processo di desertificazione che costringeva molti ad abbandonare, a parte poi degli episodi di, se vogliamo, di corruzione internazionale, quando per esempio gli allevatori dei bovini del Chad, che era una carne buonissima, vedevano che l'immissione nel Chad di carne eccedente del mercato europeo e impediva al mercato dei bovini del Chad di poter dare alimento ai villaggi. Era una cosa molto singolare. E il bue rappresentava il conto corrente bancario dell'agricoltore,
quando si risparmiava si investiva nel bovino e la mandria era un po' la banca del villaggio. E rompere questo equilibrio, rompere questa possibilità voleva dire per molti dei villaggi dover fuggire. Mi ricordo quando io chiedevo ai ragazzi che cosa desiderate, e mi dicevano portami in Italia con te. Ecco. Ed era l'inizio della fine, così delle ragazze che erano fuggite dal Camerun e le ritrovai a Giammena e mi dice perché non ci porti con te che vogliamo fare le parrucchiere. E ho detto beh speriamo che non possiate varcare la soglia perché altrimenti non farete mai le parrucchiere. Ecco, piccoli episodi, ma un altro episodio che secondo me si inquadra in questa necessità che il processo che da parte nostra può facilitare una consapevole accoglienza, una consapevole integrazione, non assimilazione ma integrazione, è quella di che vivemmo per esempio qui a Bologna quando 84 pakistani furono ospitati dal comune di Castelmaggiore e di Bologna e che, dato che era il periodo in cui c'erano i corsi 150 ore per i lavoratori, con il COO che era un altro esemplare esempio di collaborazione tra i tre sindacati, e il provveditore di Bologna permise che un modulo 150 ore pagato dallo Stato prevedesse che questi 84 pakistani frequentassero la scuola di italiano nella scuola statale. E fu un episodio singolarissimo, dove mi ricordo ancora gli scout di Castelmaggiore venivano alle 7 a portare il tè e i biscotti e prima arrivarono i ragazzi, poi arrivarono le famiglie. Poi addirittura quando ci fu un festival a Castelmaggiore, addirittura uno stand permise che questi pakistani proiettassero i filmati delle loro feste e così esibissero anche i costumi delle donne finché poi non arrivarono le mogli. Io mi ricordo, bellissimo, organizzavamo dei tornei di cricket, ecco, in cui noi imparavamo a giocare a cricket. Con loro. Ecco, piccoli episodi per dire che il processo conoscitivo, il processo dell'integrazione va posto come prioritario e senza fare distinzioni di cultura e soprattutto anche perché molti di questi pakistani venivano dal loro paese avendo chi la laurea in chimica, chi avendo studiato diritto, non erano sprovveduti, ma anzi avevano un livello culturale, oltre una grande sensibilità religiosa che li portava a rispettare anche la nostra esperienza. Mi ricordo una volta che accompagnavo uno di questi e io avevo la Bibbia sul sedile della macchina, lui non voleva entrare in macchina finché io non ponessi la Bibbia sul cruscotto, perché dice no, la Bibbia non può stare su un sedile. Per dire la sensibilità, come era importante anche favorirla, come era importante, mi ricordo che una ragazza mi invitò in Malì quando doveva sposarsi, io feci una benedizione bellissima di una nozza musulmana. Ecco, erano tempi ancora precedenti a quello che oggi riusciamo a vivere di colloquio e di dialogo. Ecco, la componente religiosa fa molto parte di questo processo conoscitivo, di questo processo di integrazione, nel rispetto reciproco e nella valorizzazione di quello che è non solo, diciamo, un'abitudine che potrebbe sembrare superficiale, devozionale, ma profondamente integrata nel loro spirito. Questo è un problema ancora da affrontare a livello anche di Chiesa, soprattutto decentrata nelle varie realtà. Ecco, questi due episodi, no, del viaggio in Mali e della scuola ai pakistani, e oggi può essere ulteriormente avvalorata. E per quanto riguarda i rifugiati politici, bisogna tener conto che c'è un'organizzazione, oltre
quello che è il grande servizio che fa a livello centrale il comitato proprio di assistenza dei rifugiati, ci sono ormai disseminate sul nostro territorio nazionale delle realtà. Ecco, io cito quella del centro Astalli perché fa parte di quella catena di servizi ai rifugiati che Padre Arrupe, generale degli anni 60, volle che ogni comunità dei gesuiti potesse avere questa attenzione ai rifugiati. Così fu per il Darfur, così è oggi disseminato in tutti i paesi. E nella stessa Italia abbiamo centro Astalli a Roma, centro Astalli a Catania, a Palermo, a Grumo Nevano, dove ci sono i rifugiati, aiutarli a poter assolvere a quel percorso molto volte difficile di riconoscimento del loro diritto di asilo per la sofferenza di essere fuggiti da situazioni di guerra, da situazioni di dittatura e di conflitto. E io ricordo un giovane camerunese che approdò al centro Poggeschi, che era fuggito dal Camerun, era passato da Parigi e favorimmo la sua presenza. Lui era fuggito il giorno del funerale del padre, che era stato torturato, in una tortura disastrosa, in un cunicolo, era costretto verticalmente a avere un peso di 200 kg sul non sopravvisse. E il figliolo riuscì a fuggire e mi ricordo appunto come dei giovani universitari italiani furono capaci di far famiglia con lui. Ecco, anche questo è importante, non si può delegare alle istituzioni, ma oggi è sempre più frequente quello che si può fare anche a livello locale di accoglienza, soprattutto quando si tratta di minori, e sono tanti i minori oggi che arrivano senza famiglia e che vanno aiutati a integrarsi, a risolvere la loro sofferenza. E il discorso dei richiedenti di asilo è qualcosa che appartiene alla nostra struttura culturale, alla nostra struttura civile. L'articolo 10 della Costituzione prevede questo. Quindi non è solo una buona azione, non è solo fare assistenza, ma è farci carico, responsabilizzarci, come accennava anche Caracciolo, di una nuova svolta, di una mobilità che ormai ha il carattere della globalizzazione. Quindi rifugiati politici, migranti per ragioni economiche e ambientali. Non so se avete presente come nella Laudato Si sia sottolineato da Papa Francesco questa urgenza che ormai è globale, è planetaria, di situazioni ambientali provocate dal clima che accentueranno le migrazioni. Ne accennava Caracciolo, è un processo di cui ancora non possiamo valutare le proporzioni, ma sarà certamente qualcosa di permanente e di crescente. E quindi due aspetti, ecco, uno è l'accoglienza, ma uno anche quello di limitare quei processi, per esempio del riscaldamento dell'atmosfera, che provoca in certi paesi la carestia e quindi la fuga. E una particolare esperienza ho avuto modo di avvicinare perché quando a Lampedusa, vi ricordate, Papa Francesco fece un intervento veramente profetico ed esemplare, e il comune di Palermo si mise allo studio per elaborare quella che è chiamata oggi la Carta di Palermo, un convegno che si è concluso a novembre del 2015, in cui sono state stabilite come delle regole. E il principio era quello, il processo verso la cittadinanza di residenza, perché chiediamo l'abolizione del permesso di soggiorno, il diritto alla mobilità come diritto della persona umana. Ecco, questa è l'ipotesi che in qualche modo spinge questo comune a trovare nuove forme normative.
se c'è una norma difficile da attuare, quella di dar compimento al diritto d'asilo. Come d'altra parte, non per i rifugiati politici, ma per qualsiasi migrante, è il discorso del permesso di soggiorno, il quale è una trappola praticamente, perché il momento che hai il permesso di soggiorno ha una scadenza. Questo vuol dire che se uno non ha lavoro sarà privato del permesso di soggiorno e rimarrà magari clandestino, come oggi viene detto, no? Ecco, l'abolizione del reato di clandestinità, ecco, sono tutte provocazioni che la società civile deve prendere in esame e che non possiamo non considerare, ecco, degli obiettivi molto importanti. Per questo, ecco, offrire la possibilità di integrazione culturale all'immigrato, ma anche di potenziare quelle esperienze di cultura che possano portare i nostri cittadini, specialmente giovani, a considerare lo straniero non più straniero. Ecco, questo è un fatto tanto importante che sul piano, diciamo, della esperienza religiosa è premessa. Accogliere il forestiero vuol dire superare il vecchio pregiudizio storico che lo straniero era come un nemico per il popolo di Israele, vi ricordate, no? E proprio l'altro giorno, nella visita che fa Gesù a Nazareth, lo Spirito del Signore è sceso su di me, è venuto a liberare e a dare la buona notizia. Qual è la buona notizia? È che siamo una sola famiglia e siamo però ancora molto distanti da concepire la nostra umanità una sola famiglia. E quando cita la vedova di Sarepta e il lebbroso della Siria, Gesù vuole dire che a quell'epoca erano ben lontani i farisei, gli scrivi, i sacerdoti di una visione del regno. Ecco, credo che oggi noi stiamo vivendo un momento particolarmente importante per non solo la Chiesa cattolica, ma la Chiesa ortodossa, anche per il dialogo con l'Islam. Ci sono esperienze di dialogo molto importante. Il dialogo nella Laudato Si viene posto come esemplare metodo conoscitivo, non solo per dare agli altri quelle che sono le nostre conoscenze, ma anche per saper ascoltare la storia degli altri. Ecco, se noi leggiamo le storie dei profughi, le storie degli immigrati, ecco, abbiamo di fronte proprio situazioni sconvolgenti di persecuzione, di tortura, di disumanità. Ecco, va cancellata questa pagina e credo che l'accoglienza deve pur trasformarsi in progetto politico. Ecco perché è interessante quello che il Comune di Palermo sta avviando, proprio per dare indicazioni nuove. Non solo l'abolizione del permesso di soggiorno, che lui dice non è una provocazione, non è uno slogan velleitario, è la conferma di una scelta progettuale e valoriale che impone la eliminazione di apparati normativi emergenziali e disumani. Così altri spunti che suggerisce questo documento, questa carta di Palermo, dice: superare il permesso di soggiorno significa considerare i migranti come persone, come esseri umani, a prescindere dal documento che ne sancisce lo status. Significa anche vedere in loro non dei carichi sociali o consumatori di risorse, siano esse posti di lavoro, aiuti sociali o case popolari, ma dei cittadini attivi in grado di dare valore alla comunità in cui risiedono. Abolire il permesso di soggiorno in prospettiva deve significare costruire una nuova cittadinanza basata sulla condivisione e sul rispetto reciproco per tutti. Dunque politiche di empowerment, di autonomia e canali di ingresso che non facciano arrivare persone piegate e offese dalle violenze delle frontiere e delle organizzazioni criminali che ne consentono il superamento. E Caracciolo accennava alle responsabilità di un'economia che sfrutta ancora e che
in qualche modo provoca le guerre. Ecco, come chiedeva di accennare a Scampia, ecco, io credo che certe periferie assomigliano alla situazione dei migranti, perché le periferie sono periferie di migranti. Scampia è una città di 80.000 persone che hanno migrato da altre realtà socialmente disagiate del napoletano e dopo il terremoto dell'80 dalla provincia. E non hanno mai potuto integrarsi. Perché? Perché per delle famiglie con un livello scolare molto basso, avere delle scuole selettive vuol dire produrre quello che noi stiamo vivendo, una selezione che va sul 30% prima della terza media e sul 30% al primo anno delle superiori. Ecco, sono migrazioni quelle delle periferie urbane delle nostre città che provocano veramente un disagio e che in qualche modo impediranno a queste persone di poter lavorare, perché oggi se non hai una qualifica, se non hai un titolo non solo di studio ma anche di qualifica, non potrai mai entrare nel mondo del lavoro. Ecco, migrante è pure il detenuto. Oggi abbiamo una percentuale di detenuti nel nostro quartiere che sfiora il 10% nella presenza di famiglie che hanno detenuti nel loro ambiente, no? Ecco, il detenuto è un migrante perché da un carcere all'altro va cercando di espiare una pena, difficilmente la giustizia è riparatrice, difficilmente una volta che ritorna nel tessuto sociale potrà integrarsi. Ecco, noi stiamo vivendo non solo un fenomeno di migrazione dalla periferia del mondo verso l'Europa, ma all'interno della nostra società assistiamo a questo fenomeno di una migrazione di persone che non hanno mai possibilità di considerare il loro status qualcosa di cui poter godere attraverso una casa, attraverso un lavoro, attraverso una scuola. E l'assessore al patrimonio di Napoli mi confidava che un fenomeno migratorio è quello delle case popolari. Una cosa interessantissima, 5.300 case popolari non sono più amministrate dal comune, perché i proprietari, con la compiacenza della Camorra, è riuscita a cambiare lo status di queste case, addirittura se le rivendono, le affittano, e tanto per dire, sono processi di cambiamento. Allora, come facciamo quando nelle nostre città ci sono situazioni di questo tipo? 300 locali del comune non accatastati, no? Sono cose, ecco. Che cosa vuol dire questo? Come faremo ad accogliere in una struttura regolarmente civile quando all'interno della nostra società abbiamo questi problemi di instabilità, di precarietà e di disumanità? Ecco, e quindi dobbiamo avere, diciamo, uno sguardo strabico. Da una parte curare noi stessi e dall'altra parte curare questo grosso problema che non è emergenziale, ormai è strutturale, di questo processo che ormai non vede più uno straniero, ma vede un cittadino che da un altro paese chiede di poter vivere da noi. Quando cittadini italiani non arrivano alla dignità di sentirsi persone, perché ci sono persone che non hanno mai lavorato e persone che non hanno mai potuto riconoscere il proprio diritto alla casa, all'educazione e, diciamo, anche a una dignità di famiglia.
questo è uno dei punti più importanti, e allora ben venga questa richiesta che viene fatta, anche diciamo un po' utopica da parte di Francesco, quando dice meno è di più. Da dove cominciare? No? Ai tempi miei si diceva piccolo è bello, ora Francesco nella Laudato Si dice meno è di più. Ma questa decrescita saremo capaci di farla vivere in modo che chi è già in difficoltà debba ancora di più impoverirsi? Questo è uno dei punti su cui studiare. Vedo qui ci sono dei giovani, è il vostro futuro, perché toccherà a voi studiare questo fenomeno e darci anche un conforto, che proprio il processo non è così negativo, non è così drammatico. Grazie. Le due voci non potevano compenetrarsi meglio. Grazie. Io credo che sia importante dare ancora la possibilità, Lucio Caracciolo diceva prima, ascoltiamo anche qualche brevissima domanda, perché credo che anche tra voi due forse ci potrebbe essere un ulteriore scambio. Io vi lascio un secondo, anche perché mi corre l'obbligo di ricordare alcune cose. Innanzitutto dobbiamo fare anche un po' di propaganda al centro, sennò poi padre Giovanni mi tira le orecchie. Sapete benissimo che i nostri incontri sono aperti a tutti. Credo che molti di voi siano qui perché si può venire ad ascoltare quando si ha il piacere di seguire una serata al centro. Chi volesse iscriversi al centro trova un modulo che può compilare, ma comunque siete sempre tutti benvenuti e siete tutte persone con cui ci piace confrontarci e incontrarci. Ricordo poi che per quanto riguarda la rivista I Martedì abbiamo adesso anche un blog in funzione e anche Facebook è un altro dei modi per raggiungerci e interloquire col Centro San Domenico. Il prossimo incontro, che poi è il primo di un ciclo che svolgiamo con la Fondazione Unipolis, Natura, Uomo, Sviluppo, una sintonia da ricreare, il primo incontro, e guardo professor Falciasecca, che è stata parte fondante di questo percorso, di questo tragitto che realizzeremo. Il primo incontro sarà il 23 febbraio, la sostenibilità, una risposta al bisogno di futuro. Avremo con noi il nostro vescovo, poi ci saranno anche il professor Giovannini e Pierluigi Stefanini, presidente di Unipol. Quindi vi aspettiamo per cominciare un altro discorso che entra sempre nel profilo dell'educarsi per educare e entra profondamente in quelle che sono le istanze e le necessità di questo mondo in trasformazione, di questo mondo sempre più globalizzato e affamato di risorse e di prospettive, soprattutto per i giovani. Volevo aggiungere che gli esordi dell'intervento di padre Valletti mi riportavano a pensare alla grande opera che un altro bolognese ha svolto insieme con tanti amici, forse alcuni sono qui stasera, Giovanni Bersani, e credo che noi tutti lo ricordiamo come merita, una vita a servizio della comunità, a servizio dell'Europa, a servizio dell'Africa in particolare, perché grandi sono state le iniziative, quello che è rimasto di questa opera straordinaria, quanto quest'opera è servita anche a crescere a tanti dei nostri ragazzi. Non solo sono cresciuti gli altri, sono cresciuti anche quelli che hanno avuto da qui l'opportunità di lavorare e conoscere e condividere una cultura e un altro mondo. Ma bando alle mie chiacchiere, credo che possiamo raccogliere due o tre brevi sollecitazioni per poi ridare la parola ai nostri relatori. Diversamente restituiamo subito la voce a loro, anche perché forse ci potrebbero essere... Ah no, vedo subito una mano, il dottor Conigliani. Seconda fila. Buonasera, volevo chiedere al professor Caracciolo di elaborare un punto che ha toccato molto velocemente, quando ha detto che il califfato
in realtà non desidera di meglio di un intervento delle potenze occidentali, intervento armato intendo, in Libia. Ecco, le dispiacerebbe elaborare su questo punto, grazie. Raccogliamo, se c'è qualche altra domanda va bene, e poi restituiamo così a voi la parola. Desidererei conoscere meglio tutto il problema dell'ISIS, è fondamentale. Soltanto. Vedo anche lì. Complimenti comunque a tutti e due per la capacità di sintesi. Domande brevi, dirette, benissimo, restiamo su questo, al di là della complessità delle risposte, su questa capacità. Volevo ricordare al professor Caracciolo un articolo che ho letto nel numero 8 del 2015 della rivista Limes di Paolo Flores d'Arcais, riguardo proprio alla situazione dell'Europa di fronte all'ISIS, della politica europea di fronte all'ISIS, di fronte allo Stato islamico. C'erano delle posizioni piuttosto marcate e sotto certi aspetti Flores d'Arcais esponeva dei concetti che secondo me avrebbero fatto abbrividire Oriana Fallaci. Direi di ripassare la parola ai nostri relatori. No, nessuno dei ragazzi. Mi aspettavo qualche provocazione, qualche richiesta. Vedo lì un'area molto ricca di giovani, però ci siete, già questo mi sembra un ottimo segno. Diciamo che non ho avuto molto successo nel tentativo di scorporare l'aspetto migratorio da quello terroristico. Volevo anch'io dire, ormai è... E va bene, allora proviamo. Per quanto riguarda la questione della Libia, noi sappiamo che ci sono delle formazioni che si richiamano allo Stato islamico, che sono in questo momento insediate nella zona di Sirte e intorno a Sirte. Le informazioni che abbiamo sono ovviamente limitate, l'enfasi che alcuni giornali, alcuni media, alcuni governi danno a questo fenomeno mi fanno ritenere che il fenomeno sia inferiore a quello che viene normalmente presentato, ma si sa che quando si prepara un'operazione militare come quella che apertamente si sta preparando e che dovrebbe verificarsi se non ci sono sempre possibili, ma a mio avviso improbabili, ripensamenti nel giro di un massimo un paio di mesi. Dicevo, questa operazione militare a guida franco-britannico-americana con una partecipazione italiana, malgrado il governo italiano almeno finora abbia sempre detto di non volere fare operazioni militari che siano al di fuori di una strategia politica, avrebbe come obiettivo quello di colpire lo Stato islamico appunto per quello che esiste in questa parte della Libia per impedire che il cancro si diffonda. Allora, anzitutto sotto la sigla Stato islamico si trovano realtà molto diverse. Si trova lo Stato islamico propriamente detto, quello situato a cavallo della frontiera sirio-irachena che non esiste più nella valle del Tigre e dell'Eufrate, e che corrisponde a un tessuto anche sociale dal punto di vista tribale e religioso, dal punto di vista dell'Islam sunnita, che ha una sua coerenza. E a mio avviso quella entità è un'entità destinata a restare, nel senso che le alternative che si presentano per le popolazioni locali non sono molto più appetibili di quelle attuali. Non mi soffermo su questo perché andrebbe troppo lontano. Perché lo Stato islamico avrebbe vantaggio da un'operazione in Libia? Beh, naturalmente sarebbe un modo per accrescere la visibilità. Lo Stato islamico è un maestro di propaganda, lo Stato islamico usa questa propaganda per ottenere visibilità e quindi soldi e quindi militanti che vanno a sparare. Se tu vai a fare un'operazione mirata contro lo Stato islamico schierando le migliori e maggiori potenze militari del pianeta, è chiaro che lo Stato islamico ne esce quantomeno rivalutato.
e addirittura magari può ergersi a campione della causa libica contro i neocolonialisti che sbarcano a ripristinare antichi ordinamenti. Quindi, diciamo, se una cosa stupida si può evitare, abbiamo già fatto una cosa intelligente, ma dubito che eviteremo questa stupidaggine. Dello Stato Islamico ho accennato, c'è un aspetto dello Stato Islamico che non è territorializzato, nel senso che non appartiene a quell'area geografica che ha una sua coerenza, ma appartiene a un marchio che funziona un po' in tutto il mondo. Voi sapete che nelle formazioni dello Stato Islamico militano persone di un centinaio di nazionalità diverse. Ci sono cileni, cinesi, russi, spagnoli, italiani, irlandesi, tanzaniani, thailandesi, insomma ce n'è per tutti i gusti. E questo fra l'altro alla lunga crea anche un certo grado di incoerenza all'interno di quell'organizzazione. Ma soprattutto lo Stato Islamico è un marchio di successo in una buona parte, in una parte non indifferente anche della nostra gioventù, in particolare della gioventù europea del, diciamo, del centro-nord, mi riferisco a paesi come la Francia, come il Belgio, come la Gran Bretagna, e non necessariamente in ambienti musulmani. Una quota rilevante, probabilmente maggioritaria, per esempio, dei combattenti francesi con lo Stato Islamico sono non maghrebini di terza generazione o di seconda generazione, ma figli della Francia profonda, che vengono dalla Bretagna piuttosto che dalla Normandia, spesso dalle aree rurali più annoiate di quel paese, e che trovano nel verbo apocalittico dello Stato Islamico un fattore di aggregazione e di spinta, una forma di nichilismo apocalittico per cui le tecniche del suicidio, che sono appartenute storicamente a formazioni molto diverse dal punto di vista politico, compresi anche alcuni gruppi marxisti, adesso funzionano molto bene. Questo ci deve far riflettere, cioè ci dà una idea, è un termometro lo Stato Islamico sotto questo profilo del grado di disorientamento in cui viviamo noi e in cui una parte cospicua, non irrilevante, della nostra gioventù si dibatte. Non ho letto l'articolo di Paolo Flores d'Arcais che lei citava, e comunque le posso garantire che non è mai uscito sull'IMES, perché non ho mai avuto il piacere di pubblicare articoli del mio amico Paolo sull'IMES, quindi non so bene a cosa si riferisca. Io voglio molto bene a Paolo, mi capita raramente di essere d'accordo con lui, e quindi non posso ovviamente esprimermi su qualche cosa che non conosco. E credo che ci sono due aspetti che ci possono riguardare da vicino e che molte volte uno trascura, no, nel suo vissuto quotidiano. E quando ero a Bologna io constatavo che era raro che una famiglia bolognese accogliesse uno studente fuori sede. Mi chiedo, se una famiglia bolognese non è capace di accogliere uno studente fuori sede, sarà mai capace di invitare un immigrato che non sia una badante, perché allora è diverso? Oppure, come succede, di poter sostenere un'economia, una piccola economia come quella di piccole imprese, dove l'immigrato è facilmente usabile perché fuori ogni controllo può essere pagato minimo. Ecco, credo che questa sia una svolta importante da studiare, perché se non siamo capaci di cogliere nel nostro vissuto anche affettivo questa trasformazione che la società sta vivendo, è difficile poi trasformarla in progettualità politica e anche in progettualità economica. Forse, ecco, nel piccolo, io mi ricordo quando, data la percentuale altissima di detenuti che potevano godere di permessi e di misure alternative, venne fuori che ogni parrocchia, per esempio napoletana,
poteva adottare un detenuto. Non è avvenuto. Ecco, è capace ogni famiglia di adottare in qualche modo, per esempio i minori immigrati sono tantissimi. Ecco, io credo che una cosa del genere non può essere affrontata da una sola famiglia o da una sola persona. È un problema da sollecitare insieme. E nella Laudato Si c'è un passaggio interessante. Quando Papa Francesco dice che non c'è visione morale che non possa oggi misurarsi con il bene comune. Ecco, io credo che la sensibilità morale per il bene comune è una sensibilità a livello individuale, personale. Però poi usa un termine che è un po' desueto, no? Dice è un bene collettivo. Allora che vuol dire questo? Che se il bene comune può essere correttivo dell'individualismo e dell'egoismo personale, il bene collettivo deve essere un obiettivo dello stato sociale, dell'insieme. Cioè dobbiamo ragionare che la collettività si deve far carico di problemi così importanti. E qual è la cinghia di trasmissione della collettività? Io credo di riformulare alla base delle capacità di partecipazione. Ecco, credo che questo sia uno degli obiettivi, uno dei doveri educativi, partendo dalla scuola, ma partendo anche da quelle che sono le realtà aggregative che una società vive. Ecco, credo che questi siano obiettivi imprescindibili, perché altrimenti aspetteremo sempre che i politici possano risolverci i problemi, ma oggi o la facciamo noi la politica o nessuno ce la farà. Ecco, credo che questo sia urgente, molto urgente, con questa capacità di saper leggere nelle differenze quello che unisce. Ecco, io mi ricordo quando viaggiavamo sui pick-up, sulle piste del Chad, il nostro autista si fermava per pregare e i nostri ragazzi erano costretti pure loro a fare un po' di silenzio a pregare. Poi ci consultavamo, cioè, al nostro autista chiedevamo che cosa hai chiesto? E ho chiesto la pace. Ma guarda un po', pure noi chiediamo la pace. Ecco. Ma se non nasce nel cuore questa urgenza, se non diventa un obiettivo comune, ecco, la collettività preferirà altri obiettivi, preferirà altri propositi. Ecco, credo che questo sia uno dei punti che dobbiamo, a livello di famiglia, a livello di comunità, a livello di società, di gruppi, di cultura, fare proprio come obiettivo prioritario. Credo, a parte rinnovare a nome di noi tutti un grazie di cuore a questi nostri due grandi oratori, grandi amici, possiamo dire veramente che siamo stasera con due amici generosi e profondi nelle loro esperienze e nel loro modo di sollecitarci. Riflettevo che in latino hospis e hostis hanno la stessa radice. Cerchiamo di esaltare hospis. Hospis è l'ospite, ospite è colui che accoglie, ospite è colui che arriva. Su questo cerchiamo di riflettere, forse rileggendo qualche volta di più anche i nostri classici, gli antichi ci riguardano, è il titolo di un bel libro di Luciano Canfora, si può dire, no? E veramente ci riguarda riconsiderare la nostra cultura per avere, maturare più attenzione a quella degli altri, per raccontare la nostra, per capirci anche meglio. E con l'augurio di un cammino comune verso un modo migliore di vivere e di incontrarci, vi aspettiamo per il nostro prossimo incontro. Grazie.